L'unico modo in cui posso sfruttare la finale del 2021 è pensare che Novak, quando perde, non sia più lo stesso. È diverso. Ecco perché ha 23 slam. Molti maestri 1000. Il record di settimane dal numero 1. Sarà 10 volte meglio di quel giorno. E devo essere, se voglio batterlo, 10 volte meglio Daniil Medvedev. Eccoci come 2 anni dopo la finale degli US Open sarà ancora Djokovic-Medvedev. Nel 2021 la tripla 64 russo morì il grande slam del serbo in uno degli ultimi cambiamenti campo. Consapevole che la fine era ora vicina, si lasciò andare in un intenso grido all'interno dell'asciugamano. Con il pubblico per la prima volta nella sua carriera era tutto dalla sua parte. Un momento indimenticabile. Una partita epica che ha segnato un prima dopo nel tennis e in la vita del Joker che da quel KO, a causa di Covid relativo vaccino, non ha più giocato un 15 negli Stati Uniti fino ai Master 1000 di Cincinnati quest'anno. Vinto in finale contro Alcaraz. Il pubblico lo acclama. Djokovic non può trattenere le lacrime, solo la sfida contro lo spagnolo era l'epilogo che tutti si aspettavano di sciacquare i prati. Il bello dopo Wimbledon e Cincinnati. Ma ancora una volta Medvedev. Il protagonista, un torneo in crescita e una semifinale scintillante contro l'ormai ex N grado 1 nel mondo. Ha invertito le previsioni ed è un candidato per essere l'anti-hero su Arthur Ashe. Pronto a rubare lo scherno Djokovic, che questa volta sta cercando il 24esimo colpo che gli consentirebbe di staccare Serena Williams e uguale a Margaret Court tutti i tempi record. Il russo invece non ha mai vinto lo stesso titolo 2 volte. Domenica proverà a rompere questo tabù. La risposta di Djokovic è in rete. Inizia la festa di Medvedev, il peso dei precedenti e la chiave della vittoria, il budget dei precedenti recita 95 a favore di MR23 Slam. Serbian è la quarta finale principale della stagione. La 36esima nella sua carriera. Per russo il quinto. Primo dopo quasi 2 anni. Sarà una nervi e tattiche cui servizio sarà in grado fare differenza nel 2021. La Mosca è riuscita a posizionare 16 ace mantenendo le percentuali del primo circa il 60 durante partita. La pressione della storia ha schiacciato Joker, che non è stato grado a fermare le sue eccezionali qualità come intervistato, vincendo solo 16 punti su 38 sul secondo Daniil. Il tetto sul centro potrebbe diventare un fattore dei precedenti 5 giocatori indoor giocati. Solo uno. Alle finali ATP 2020. La bandiera russa. Predire il popcorn. Ci sarà divertente. Medvedev Djokovic è un dio umile. Non è mai cambiato quanto costa il montepremi. Fai clic qui per scoprire i dettagli dell'ACI Temit Siste. Per il turno la cifra totale è di, che ritocca l'edizione dello scorso anno di altri 5 milioni. Pagine social, diventa fan di Facebook, di Eurosport, Twitter, Instagram, TikTok.